Tripoli, 16, Tolu, 17, Lucertini, 18, Costa, 19, Colombo, 20. Tredicesima giornata del campionato di prima categoria, girone B, big match a Sassoferrato tra le inseguitrici della capolista filotranese. Si affrontano Sassoferrato Genga e Castelfrettese, divise da 3 punti, Castelfrettese seconda, Sassoferrato Genga terzo, ma con una partita da recuperare in casa della San Paolese, quindi potenzialmente con gli stessi punti della Castelfrettese. La partitissima della tredicesima giornata, Sassoferrato Genga in grande ascesa, reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 partite, Castelfrettese che ha ritrovato il successo contro il Villamusone dopo 3 partite in cui aveva totalizzato 2 punti. Arbitra l'incontro il signor Spadoni di Pesaro, Sassoferrato Genga che parte forte, Sassoferrato Genga che ha nelle sue file anche il nuovo acquisto Carletti Orsini, prelevato dal Matelica, difensore centrale con il vizio del gol, una 60ina di gol in carriera. Parte, come detto, subito forte il Sassoferrato Genga con una percussione sulla destra, il cross in mezzo di Chioccolini per Ricci, anticipato di un soffio al momento della conclusione vincente da Lucchetti, calcio d'angolo di Arcangeli e Carletti Orsini esibisce il biglietto da visita con un'inzuccata perentoria che batte Sollitto. Sassoferrato Genga in vantaggio dopo 7 minuti e 35 secondi, Carletti Orsini al debutto dopo l'arrivo di lunedì dal Matelica e Carletti Orsini subito a segno. Castelfrettese che è partita timorosa ma prova a reagire con un'incursione di Beta che ruba palla alla difesa avversaria ma conclude fuori dallo specchio della porta, gelata in avvio dalla partenza veemente del Sassoferrato Genga. La Castelfrettese che comunque ha una buona forza di reazione, ci prova anche Paniconi con un sinistro dal limite che si alza sopra la traversa del portiere Buriani. Ancora biancorossi in azione con Marini che cerca la profondità per Paniconi che si muove tra le linee. Paniconi tenta il pallone in mezzo, la difesa respinge e allora arriva Anconetani che si destreggia, tiro dal limite, palla alta. Comunque Castelfrettese al tiro in 3 circostanze dopo il vantaggio del Sassoferrato Genga che ci riprova su calcio d'angolo, sempre Arcangeli in mezzo, la difesa biancorossa respinge, pericolose i calci piazzati di Arcangeli. Castelfrettese che si getta in contropiede con Anconetani, sempre insidioso sulla destra. Anconetani che cerca di andare sul fondo, punta il difensore avversario, mette un pallone in mezzo pericoloso ma Buriani anticipa tutti. Biancorossi di Bugari sempre vivi nonostante l'avvio shock, Sassoferrato che continua comunque a macinare gioco, ci prova Carboni dal limite, altro giocatore dalle grandi potenzialità, la palla si perde sul fondo. È una bella partita giocata a ritmi intensissimi, del resto la classifica delle due squadre testimonia il valore di entrambe. La Castelfrettese si distende di nuovo sulla destra con Mazzarini, pallone indietro per la conclusione da limite di Bartolini, ciabattata anche per colpa di un rimbalzo irregolare su un terreno molto pesante, sempre Frogs con Marini che guadagna un altro dei tanti palloni che strappa centrocampo per Anconetani, pallone in mezzo ma né Beta né Paniconi arrivano puntuali alla deviazione vincente. Sassoferrato Genga sempre insidioso con i calci d'angolo di Arcangeli, di nuovo Carletti Orsini prende l'ascensore ma stavolta Sollitto nega la doppietta al difensore e il raddoppio al Sassoferrato Genga. Inizia la ripresa e sarà un'altra ripresa ad altissima intensità. Qui il pallone in mezzo di Anconetani per Beta e serve un prodigio di Buriani per evitare il pareggio alla Castelfrettese. Di nuovo Beta pericoloso e ottimo l'intervento di Buriani. Qui pallone in mezzo di Anconetani, Beta non arriva a puntuare la deviazione, poi Buriani anticipa tutti. Lungo rinvio di Sollitto, clamoroso il buco di Carletti Orsini, Beta si invola e infila con uno splendido diagonale il portiere Buriani. Dunque Carletti Orsini decisivo nel gol del vantaggio ma anche nell'errore che spiana la strada
al pareggio di Beta, splendido il rilancio di Sollitto, millimetrico. E il bomber Beta schierato punta centrale per l'assenza, per l'infortunio di Rocchi, non perdona, ma il sasso ferrato Genga non demorde, strappa un pallone pericoloso per Ricci e serve un salvataggio della difesa biancorossa per evitare il nuovo vantaggio. Ancora sasso ferrato Genga con la conclusione di Pier Mattei che esce sul fondo subito dopo il pareggio della Castelfrettese. Dunque i biancoazzurri locali oggi in maglia grigia avrebbero potuto trovare il vantaggio. Pier Mattei vola sulla sinistra, una Castelfrettese che in questo momento soffre, mette un pallone in mezzo che arriva però direttamente dall'altra parte per la girata di Ricci, ciabattata e poi respinta in corner dalla difesa dei Frogs. Una serie in questo momento del sasso ferrato Genga che sta vivendo il suo momento migliore proprio dopo il pareggio della Castelfrettese, ennesimo calcio d'angolo, ci prova ancora Carletti Orsini ma la difesa biancorossa tenta di libera corto a dire la verità, e quindi Ricci mischia furibondo in area. Conclusione di Paoluzzi a due passi da Sollitto che sfiora il palo. Un sasso ferrato Genga martellante che non si accontenta del pareggio, vuole l'aggancio alla Castelfrettese, tenta l'incursione Passeri con un tiro cross in mezzo che non trova nessuno puntuale. Si lotta a centrocampo su un terreno sempre più pesante con Chioccolini che si destreggia, palloni in profondità per Ricci e poi per Pier Mattei a contatto con Mazzarini, riesce ugualmente a tirare un sinistro ma Sollitto si oppone ancora alla grande. È una partita sempre più intensa, lancio illuminante in profondità per Pier Mattei, pericolosissimo il tiro di sinistro, palla alta. È un sasso ferrato che ha collezionato 3 o 4 occasioni ma la Castelfrettese torna a farsi pericolosa con una punizione di Paniconi respinta da Buriani. Sempre sasso ferrato Genga per Carboni, indietro per Imperio, ottima l'azione orchestrata dal sasso ferrato Genga, ancora Carboni che tenta la triangolazione, va via ma Sollitto è bravissimo e lo anticipa al momento della conclusione. Ancora padroni di casa con Arcangeli, lancio illuminante, ponte di Ricci, la conclusione di Pier Mattei, Passeri riprende, la respinta di Sollitto e questa volta l'inzuccata di Pier Mattei vincente, nulla da fare per Sollitto, vantaggio meritato in questo momento della partita perché la Castelfrettese stava soffrendo, ma la Castelfrettese ha un cuore grande nonostante le tante assenze e i problemi, non si arrende a una sconfitta nello scontro diretto, tenta la reazione, ultimi minuti di fuoco, calcio di punizione da posizione di filata di Anconetani, Buriani respinge corto e Parasecco l'inzacca, il 2-2 per la seconda volta, la Castelfrettese risale la corrente, biancorossi bravi a non arrendersi mai e a mostrare uno spirito di reazione ottimo. Sasso ferrato Genga di nuovo infilato dal colpo di testa di Parasecco e adesso la Castelfrettese che prova la vittoria e negli ultimi minuti di recupero Mazzarini non riesce a deviare di testa il sorpasso. Termina 2-2, una partita ad altissima intensità.